Allora, abbiamo deciso di registrare in video e in audio il corso di chimica organica 1 per gli studenti del corso di chimica industriale che io ho tenuto, che sto tenendo all'Università di Pisa, al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, per differenti ragioni. Bisogna tenere presente che sono pochissimi i corsi che sono stati registrati sul web in questo modo nel mondo, e quindi era importante che la gente avesse un'idea di che cos'è una lezione, nel nostro caso, per esempio, riguardo al corso di chimica organica. Una lezione vera, non una lezione preparata, fatta con i lucidi che vengono passati in modo elettronico, ma una lezione che contenesse tutte quelle che sono le interazioni con gli studenti. Lezione che è ben diversa da quella estremamente pulita, senza errori, ma che faccia vedere la realtà dei fatti, di com'è, o come, secondo il mio modesto punto di vista, dovrebbe essere una lezione di chimica organica. E di come si interagisce con la materia da una parte e con gli studenti dall'altra. Una lezione che permette in qualche modo al mondo esterno, sia agli studenti stessi, anche di altre facoltà, ma anche a persone che non frequentano l'università, di rendersi conto di che cosa voglia dire fare una lezione e di come questa lezione debba, dal mio punto di vista, essere fatta. Sì, questo corso può essere utile a tutti coloro che avranno bisogno di sostenere un esame di chimica organica qui o in qualche altra sede universitaria e avranno bisogno in qualche modo di ripassare delle lezioni, guardare, vedere, verificare, benissimo, ma sarà utile anche a tutta quella serie di docenti che è stata sostanzialmente promossa sul campo attraverso dei concorsi truccati e che non sa assolutamente insegnare niente. Allora, il modello di insegnamento dell'università è, dal mio punto di vista, un modello di tipo platonico, cioè è come quando i grandi filosofi greci parlavano ai loro discepoli, tra virgolette, nell'agorà, nella piazza, prendendo spunto dalla natura, prendendo spunto dalla giornata, prendendo spunto dal periodo storico, non chiudendo in questo contesto la materia che è la chimica organica su una superficie piana che è quella della lavagna, ma prendendo lo spunto dalla vera e propria chimica per parlare di quello che succede nella realtà, nella vita, nell'universo, tenendo presente che il modello di insegnamento a cui io mi rifaccio è un modello di insegnamento che prevede che sostanzialmente non ci sia una barriera tra il discepolo e l'insegnante, ma non ci sia neanche il discepolo e l'insegnante, ma ci sia semplicemente qualcuno, erroneamente chiamato insegnante, che non insegna niente, ma ricorda semplicemente al discepolo, tra virgolette, chiamiamolo così per un attimo, che lui è il creatore dell'universo, che lui ha dentro tutto, deve solo ricordarselo. E gli fornisce in questo contesto tutti quelli che sono i mezzi per fare una strada più semplice, per arrivare al risultato finale, che è il risultato della conoscenza e della consapevolezza, più facilmente. Io ci ho messo tanti anni a studiare, conosco bene le difficoltà della materia, dico allo studente subito: non cascare in queste trappole, in queste buche di potenziale. Ci sono cascato io, basta una volta, perché io sono sostanzialmente come lo studente, siamo una coscienza unica. È inutile che lo studente debba ripetere all'infinito le stesse esperienze, viste che le ho già fatte io e visto che siamo la stessa coscienza e consapevolezza. Non facciamo come quei docenti che alcune parti del programma e alcune domande non le tirano fuori durante il corso perché così se le tengono per fare bella figura all'esame e buttare fuori gli studenti, perché questo non avrebbe nessun senso se non l'unico senso di far capire che il docente è semplicemente un personaggio estremamente egoico. Andare a lezione, seguire una lezione, serve innanzitutto per comprendere come si comunica, perché
l'informazione. L'informazione si comunica con un certo tipo di linguaggio. È evidente che se io parlassi il chimichese, il linguaggio preciso, perfetto, che si deve utilizzare in una aula di una università prestigiosa come quella di Pisa, che ha 668 anni di vita, non mi capirebbe nessuno. Quindi io devo usare un linguaggio differente, un linguaggio che sia non tanto distante dal concetto di scientificità, ma anche vicino a quello che è la parlata comune degli studenti di oggi, che parlano sempre di più in modo inappropriato, non conoscendo la grammatica italiana, figuriamoci la grammatica di qualche altra lingua, semplicemente perché nessuno gliela ha mai insegnata. Un'altra cosa che si deve comprendere è che il corso vuole mostrare tutte quelle parti della chimica organica che sul libro, sui libri di testo, sono abbozzate, sono scritte male, sono sbagliate, sono scritte in modo errato, tenendo presente che il libro di chimica, quando esce dalla stampa ed è pronto per essere letto, in quell'istante comincia a invecchiare. Tenendo presente che i libri di chimica sostanzialmente oggi sono copie di libri vecchi, ritradotti e riscritti, magari con più colori, per far sembrare la materia più bella, ma i contenuti in realtà sono diminuiti anno dopo anno, un po' come il telegrafo senza fili. Il bellissimo libro di chimica organica era sicuramente il Morrison Boyd. Oggi ci sono copie di questo libro che mano a mano hanno eliminato parti del programma, perché sennò l'organica, la chimica organica diventava troppo difficile, ma hanno dovuto allungare il brodo facendo sempre in modo tale che il libro diventi grosso, pesante e costoso. E quindi il libro diventa pieno di colori, pieno di pagine colorate, estremamente pesante, ma vuoto di contenuti. Ecco, essendo che questo è l'ultimo anno in cui io faccio questo corso agli studenti di chimica industriale, ho la necessità che rimanga qualcosa della vecchia chimica organica, che in realtà è la chimica organica moderna, dove non si parla più di acidi e basi secondo quello che diceva Arrhenius, ma che si parla di acidi e basi secondo quella che è la struttura degli orbitali molecolari, dove ci sono degli errori nel programma, perché questi errori erano scritti negli antichi libri e negli antichi libri sono stati poi tradotti dai nuovi autori che hanno sostanzialmente copiato i vecchi libri. Sono passati 40 anni dalla edizione del Morrison Boyd, bene, la chimica organica è cambiata. No, i libri sono rimasti sempre gli stessi e si sono solamente impoveriti di contenuti? Non funziona. Bisogna che qualcuno faccia capire che la vera chimica organica è una chimica organica che si fa in laboratorio, che si fa col camice, che si sa conoscendo 2, 3, 400 come minimo reazioni di chimica organica al primo anno. Una chimica organica che deve essere studiata 3, 4 ore al giorno, perché altrimenti non si impara. E ricordare all'università italiana che un corso triennale di chimica non ha nessun significato, perché in 3 anni non impara niente nessuno e negli altri 2 anni che verranno dopo non ci sarà più il tempo di riacquisire tutte quelle che sono le competenze che avremmo dovuto imparare in un corso normale di almeno 5 anni. Il rapporto con la lezione fatta in questo modo prevede che chi vorrà andare a vedere questo corso o alcune parti di esso vedrà che io ogni tanto posso sbagliare termine, posso sbagliare parola, posso dire destra e invece indicavo la sinistra, posso non ricordarmi un nome, posso dimenticarmi un atomo di idrogeno sulla formula che sto scrivendo sulla lavagna. Questa è la vera lezione di chimica organica. La lezione di chimica organica, come quando si alza la mano uno studente e ti fa una domanda del tutto imprevista, a cui tu devi essere in grado di rispondere. Professore, scusi, sì. Un'altra cosa, non mi torna. Lei ora sta facendo reagire l'omo del butadiene con l'umo dell'etilene. Esattamente. Però allora non mi tornano i segni degli orbitali. Ci sta, poverino. Ah sì, questo qua, sì, perché ho preso questo, hai ragione perfettamente. Ed ecco che ci accorgiamo del perché non esistono se non pochissimi
altri esempi di lezioni live, senza rete, in letteratura e sul web, perché nessuno ha il coraggio di esporsi, soprattutto in questi ultimi tempi, dove la maggior parte dei docenti che ha vinto concorsi truccati non sa niente della materia che insegna e quindi sicuramente non lo vuol far vedere sul web. Quindi la necessità, prima di andare in pensione, se vogliamo così, di lasciare un contributo su quella che è la mia visione dell'insegnamento, la mia visione della chimica organica, agli studenti moderni, ai docenti passati, doveva essere d'obbligo. È un tentativo quindi che noi abbiamo fatto per cercare di riportare quella che era l'università italiana e soprattutto, che ne so, il Dipartimento di Chimica, a quelli che erano i vecchi splendori di una volta. Quando io mi sono iscritto al corso di chimica, nel 1970, eravamo il quinto dipartimento, allora istituto, più importante per lo studio della chimica dei composti organici, soprattutto degli eterocicli, dei composti otticamente attivi la chimica dei composti organometallici. Oggi siamo il 400° posto. Mi viene da pensare, forse siamo il 400° posto perché in questi anni ho insegnato io chimica organica in questo dipartimento? Ebbene, lo sapremo presto perché io vado presto in pensione e vedremo se questo dipartimento riuscirà a risalire ai primi posti oppure scenderà all'800° posto. Ma questo lo sapremo solamente fra qualche anno. Grazie.